scendere dalla bicicletta per piacere. Che... bombazzo. Lei chi è? Oh, no, no! Ma guarda, mi si fa male, per piacere, scendo, mi sta ansiando, basta, la finisca. Per piacere, può uscire dall'ufficio. Con... bombazza, 100%! È da un momento che... Ma puoi scendere dalla bicicletta per parlarmi, scusi, eh! Oh, oh. Lei è un delinquente, sindaco di Piacenza. No, di dov'è lei? Io non so neanche dove sono finita. Marco, mi stai veramente facendo l'ansia. 100 bombazza. Sì, ok. Ah, le quattro frecce. Va bene, lei è un delinquente. E tu sei un pazzo, scegli a questa. Lei è uscito dal tabaccaio senza pagare il giornale. Vabbè, usando i soldi. Ma lei è mio cognato, me l'ha regalato il giornale. Scenda dalla bici. Lei è un delinquente. E la finisca di fare il tabaccaio. Buffone! La faccio da seduto perché non riesco a stare in piedi. Salto io se vuole. Saltiamo tutti le della sensazione. Saltiamo tutti. Fare vai, io, pronti? Vai, 3, vai, 2, 1, fate il servizio, vai. La bombazza mica di strisce. Vedi che ti senti uno stronzo anche tu. Se non facevo questo andavo a spacciare io. Tranquillo, tranquillo, sarei stato tuo cliente. Invece ti limiti a comprarla come te. Attenzione. Va al servizio, vai. Vai, vai. Allora, a bombazza mica di strisce. Oggi ci troviamo qua perché c'è un delinquente che se la sta fuendo di brutta maniera. Se la sta? Fuendo. Se la sta fuendo di brutta maniera. Habla español. No, no, è un mezzo terune ligure lì. Ah, okay. Vai, 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 vai. Prego, prego. Adesso andiamo a intervistare il delinquente. Che è lui, eh? Sì. Ah, abbiamo intervistato il delinquente dei gemelli. Ciao, ascolta un secondo. Dei gemelli? Sì, per esempio. Ma lei chi è, scusa? Io sono un culattone con la bici. Penso io sono un etero con le scarpe. Che incontri che si fanno per strada. Ebbene, dica, dove te l'hai messa le palanche? Eh? Ma lei di che paese? Io sono del paese di... di Fabio Alisani. Sì, sì. Allora mi sta accarezzando una spalla. Ma lei ti metto le veramente. Allora si mette i tacchi. Non si mette alle ruote, si mette i tacchi, come tutti, no? Senti, ma com'è che sei finita a strisciare la notizia? Alla fine, perché poi se lo chiedono tutti. No, perché allora, stavo girando il mondo... in bici. Si fa grande! E non sapevo che molto sega fare, no? Sì. Poi mi ha notato Antonio Ricci. Ma dove ti ha notato? Cioè, tu in giro in bici... Cazzo, guarda, no, sono andato in studio da lui in bici. Sì, io ho parlato in dialetto e che cazzo dice questo? Sei andato in studio in bici? No, 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 sono a piedi con la mia capigliatura. Entro, sì. E mi ha detto facciamo una prova. Ho fatto, sì, una prova, è stato un disastro. E sbagliavo tutto. No, ma sono tuttora sono così i servizi. Sì, 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 infatti, Antonio, la bella cosa è che ci sono pseudo giornalisti e pseudo ballerine. Sì, dunque, tutti gli altri che si credono giornalisti e cosa, non è vero. Sono pseudo inviati. Sono pseudo. Pseudo trasmissione. E alla fine ti ho preso. Ma non che... ti senti un po' in colpa di averci rubato il lavoro al Gabibbo? Che prima andava lui a far vedere tutti i posti disastrati, adesso ci vai te e lui non salta su un cazzo. Un granaccio qua. Gabibbo, no, Gabibbo è storico, rimane lì. Ma hai letto il messaggio di Fede, un nostro ascoltatore? No. Oggi ho preso una nota a causa, correvo sui banchi, urlavo bombazza. Ne mettiti sto casco! Che poi i bambini cercano di emularti. Ma ce l'ha! Vuoi dire che sono capelli? C'è una domanda ricorrente, però. Si scopre una figa dalla Madonna. Chi si bombazza, bombazza? Come si chiama la tua bombazzata? Ce l'ha scritto sulla maglia! Armani jeans. Ti fai Armani. La lima? Solo zio, eh. Allora è vero la storia di fare l'impo, bella fregna, no? C'hai soldi! Grazie, bombazza! Mi spazio via dalla. Il tuo vero nome qual è? Vittorio Brumotti. Vittorio Brumotti. Bombazza, grazie mille. Che sono, guarda che pirla, ma non sono anche scritto. No, non si fa, se no se lo dimentica. Come ne mento. Grazie, bombazza, e a Striscia la notizia. Ciao, caro.